Carissimo Ivan, carissimi amici della CNA, buongiorno. Mi fa piacere, anche se soltanto per video, essere con voi per darvi un saluto, per darvi un incoraggiamento. Un saluto innanzitutto a Ivan Malavasi, un grande amico, una persona alla quale tengo molto, una persona dalla quale ho imparato tantissime cose che hanno a che vedere con la vita delle imprese, delle piccole e medie imprese, il lavoro, le priorità. Lo devo ringraziare veramente di cuore per tutti questi anni di lavoro, per come ha interpretato il senso della rappresentanza, quella rappresentanza fondamentale che oggi è in grande difficoltà, in grande crisi, perché gli attacchi alla politica di questi giorni, di queste settimane, sono in generale attacchi alla rappresentanza, e quello che è successo nel campo dell'autotrasporto tocca il tema della rappresentanza. So di toccare una questione che vi interessa direttamente, ma è evidente che se salta il meccanismo per il quale le istituzioni, il governo, trattano e discutono con i legittimi rappresentanti delle categorie, come in questo caso appunto gli artigiani e il mondo dell'autotrasporto, e si raggiungono accordi che tengono insieme più del 90% degli associati, appunto dei rappresentanti di quei settori, esiste un principio di democrazia elementare. Ma tutto questo vuol dire che bisogna sostenere il mondo della rappresentanza. Ecco perché sono qui a incoraggiarvi, a darvi un messaggio molto forte. Dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare a lavorare. So che su molti temi che stanno in legge di stabilità abbiamo lavorato insieme, su molte cose voi avreste voluto e vorreste che ci fosse qualche passo avanti in più. Ne abbiamo discusso, alcuni di questi passi avanti si potranno fare, penso per esempio all'automatismo tra le risorse che verranno dalla spending review, dal ritorno dei capitali illegalmente esportati all'estero, questo rapporto automatico con queste risorse e il taglio delle tasse sul lavoro. Un impegno forte che ci siamo presi, che si aggiunge alla riduzione di tasse sul lavoro che già c'è in legge di stabilità e che si aggiunge alle altre misure che vogliamo mettere, inserire per rilanciare le politiche industriali, soprattutto per il sistema della piccola e media impresa. Molte cose le trovate nel discorso sul quale ho ottenuto la fiducia ieri alla Camera e al Senato. E molte di queste cose diventeranno norma nelle prossime ore, perché è un impegno che ci siamo presi, quello di accelerare il nuovo inizio. Vuol dire ripartire con grande determinazione, perché il Paese ha bisogno di avere risposte e soprattutto voi avete bisogno di avere gli strumenti giusti perché questo stop al crollo, stop alla caduta del PIL che si è realizzato in questi ultimi mesi, si trasformi in crescita, crescita vera, e che questa crescita sia una crescita con occupazione. Questo è l'obiettivo al quale stiamo lavorando e credo che la discussione tra di noi su molti di questi temi, le vostre proposte, la possibilità di recepirne alcune adesso, altre durante l'anno prossimo, sarà sicuramente il quadro nel quale continueremo a operare e operare bene insieme. In questo senso, quindi, buon lavoro oggi, un grande in bocca al lupo a Ivan e un grande in bocca al lupo a tutti voi. Grazie.